Dio vi perdona perché avete peccato di arroganza, di strafottenza, di presunzione. Il commissario deve indagare con le sue deduzioni. Deve aprire la portiera e entrare e scrivere importanti recensioni. Allora, poveri cazzone, siete soltanto dei coniglioni, dei coglioni. Il commissario è un tipo inaspettato. Avete presente Terence Stamp nel primo, secondo Superman e poi Christopher Reeve, l'unico vero Superman, altro che Henry Cavill, che affronta se stesso, il suo nemico peggiore, no? In quale Superman? Gene Hackman, l'ex Luthor, ma mi sto perdendo in chiacchiere, in elucubrazione alla Falotico, che associa tutto a modi Enrico Ghezzi dei tempi d'oro, alle sue farneticazioni, no. Ripeto, voi vivete di supposizioni, di congetture, e procedete commettendo errori abissali, sesquipedali. Terence Stamp, teorema di Pitagora, per la donna Paola Pitagora. I pugni in tasca, che cosce, che legs, che portamento, che sex appeal. Le regole ribaltate, le prospettive distorte da parte di chi distorce, per l'appunto, è distorsivo nei confronti del prossimo. La mia prossima recensione sarà su Retribution, film che doveva essere diretto dal regista dell'Uomo sul treno, Jaume, spazio, Colette Seurat, storie complottistiche. Ma a proposito di complotti, mi viene così stasera, sono molto ispirato. De Niro ha ripreso le riprese, io mi sto riprendendo, mi sono totalmente ripreso, ma da chi? È da me stesso, o da cosa? Zero Day con Jesse Plemons di Magritte, John Allen, quello di Face Off, Angela Bassett e i miei uomini appartenenti alla banda Bassotti. Mi sono tagliato le basette come sempre, non sono il commissario Bassettoni e voi, ripeto, siete dei poveri bambagioni, per dirla la Lino Baffi, commissario Auricchio di Fracchia la Belfumana. Uomini che ragionaste col culo, come si suol dire, che pensaste delle cose veramente orride, schifose, mostruose, oserei dire, no, voi non avete niente di erotico, diciamo, e io sono imbranato un po' fallottico, stravagante, dicevo, mi sono perso. Io ho scritto fantasmi principeschi, fantasmi lunatici, non sono scarabocchi, i miei figli d'Androcchi, e sto completando il commissario Fallo 3. Immersione vivida nelle memorie, memories, reminiscenze d'un passato tremendo. Oh, qui sto tremando, fa freddo. Io autore anche di Bologna Polare, no, Pullor. Stavo riflettendo in merito a me, riflessivo, no? Ma tanta gente che con grande, ripeto, ripeto cosa? Sono ripetitivo, ho bisogno di ripetizioni o posso darvi una ripetizione? Ecco, con grande sicumera, alias, no, sinonimo di sicurezza, pensavo che la mia vita fosse finita, io fossi spacciato, fottuto. Invece, questa gente che voleva auto determinare il mio libero arbitrio, posso dire in maniera arbitraria, sì, di mia arbitrarietà, che ha ben poco capito. Sì, il mio senso della vita da uomo formidabile, sempre in automobile, è pubblicare in self-publishing, perché ho totale freedom creativa, miei cretini, la creatività, e terminare la mia versione di Terminator, no?
Questo libro, romanzo, novella, che dir si voglia, in cui sarò sterminato nel vivisezionare, il metra passato, risorto, resuscitato, non lo so, possa aver suscitato dei pensieri torbidi nella mente di gente piccola nel cervello, ma secondo me piccola anche nell'uccello. Gente che va a parlare sempre sul sesso. Ah, ne sono ossessi, ossessionati. Quindi direi a questa gente di leggere e rileggere attentamente le mie recensioni, di non ragionare di facili supposizioni. Io mi do alle autopubblicazioni, autocentrato, beh, sono autoreferenziale, poi vado in tangenziale e percorro i dedali stradali della mia mente, mi inabisso negli anfratti neuronali del mio stesso abisso. Oh, il commissario. Fu di offese subissato, ma vi ha surclassato, vi ha superato. E questa è una filastrocca a mo' di Al Pacino di Right to Skill, sfida senza regole, questo è il sottotitolo per richiamare la memoria. Ecco, memoria, memoria e promemoria. Quel film, hit, ci vuole calore, ci vuole un uomo ancora brillante e rifulgente di splendore in questo mondo privo di cuore, bella. Ah, cosa farei io? E cosa sarei? Un copione. Sì. Io recito bene i copioni di Shakespeare, mentre la gente vorrebbe copiarmi e vorrebbe farmi credere di copulare e che io stessi a rosicare. Sì, sono un matto da manicomio, sono socialmente pericoloso. Dovete sapere che sono veramente iroso, permaloso, sono forse soltanto caloroso. Bravo. Il commissario ne sa una più del diavolo, autore anche di Cuore angelico, Tenere tenebre sanguigne, di Noir Nightmare, di tanti opus, è plurale da opus che è maschile, vero? A proposito, Walter, come va con Paolo Riva per la review in tre? Non c'è due senza tre. Di insomnia, insomma, quel Will Dormer detective che non riusciva a dormire. Beh, Dormer. Ah. Chi dorme non piglia pesci, luoghi comuni. Oh, luoghi comuni, i soliti luoghi da me bazzicati, le cattive compagnie. Ora, uomini, compagni, non comunisti, e quelli che danno del fascista al prossimo o del capitalista semplicemente perché è un artista. Io sono un giocoliere del mio destino, trapezista. Non sono un fancazzista, non sono un girofrittatista come direbbe gente ignorante che di me volle capire poco e con enorme, ripeto, presunzione, volle giocare al ruolo di Dio. Ma io, autore anche di Frankenstein, io Prometeo moderno, prometto a voi, vetusti e non ammodernati, di essere ritornato in forma brillante, esuberante. Io introverso, io scrivo grandi versi, io mi do anche alla musica rap se mi va, e non dovete più scassare il cazzo, dai, dai. Questa è l'ultima? Enjoy the music. R101. Mani, ma chi è Elodie? Che melodie? Ah. R101. Enjoy the music. La mente si illude. Che cos'è questo? L'accendino, no? Le tue mani. Stop. Non con la registrazione. Dai,
Retribution, io meriterei un risarcimento, una grande retribuzione. E voi vivete di farneticazioni, dai, dai! Avete presente? No, non l'avete presente? È un vigliacco, codardo, un cacasotto, perché così si dice, non con la G. La G di Gonna, la G di Genova. Ecco, il mio hater mi dà la patente, non B, da me acquisita regolarmente a 18 anni. Poi svolsi il lavoro, no, 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 il servizio civile come obiettore di coscienza perché obietto e sono come Joker. Joker Matthew Modine, Birdie, le ali della libertà, Stranger Things stanno succedendo. Matthew Modine, Villain, questo film, Retribution. Ecco, Malfalotti che cerebro leso. Ah sì, infatti sono Sylvester Stallone di Rocky 5, uno dei miei film preferiti. E quando gli stronzi vengono a galla, esagerano, soprattutto Leoncini da tastiera, ma faccia a faccia se la fanno nelle mutande, il falò fa come il grande slide. Poi hanno attaccato anche la mia famiglia, mia madre, mio padre. Che cosa non mi hanno saputo educare? Non hanno saputo educare voi. Vi dovete acculturare e aggiornare. Bravo ragazzo, l'hai messo giù adesso perché non ci provi con me, perché io ti faccio un culo così. E faccio come slide di Over the Top. Sono cose incredibili, ma chi crederebbe mai a una storia del genere? Uno che col camion spacca tutto. Beh, non col camion. Quindi, se mi volevate dare la patente di fancazzista, no, di camionista, cari bulli come Bull Harley, basta con le balle. Io vi spezzo il braccio, vi distruggo, vi polverizzo, vi annichilisco e falotichino, puttana, racchia, con la tua prole di imbecilli, vai a chiamare tutta la tua razza, razzista, fascista e ti spacci anche per comunista. Io sono un artista, io sono equilibrista in questo mondo e sono sempre ancora in pista. Salutami tuo marito, tuo figlio e tutta la tua razza di merda!